Per questo intervento mi sarei auspicata la massima attenzione da parte dell'assessore regionale ai trasporti, che vedo qui in aula fuori posto, ma quantomeno lo vedo. E naturalmente del governatore Maroni, perché Lega avvisata, mezza salvata. Sono 700.000 le persone che tutti i giorni, con tanta forza di volontà, si muovono sui treni in Lombardia. Lo fanno per bisogno, lo fanno per lavoro, lo fanno anche per rispetto dell'ambiente. In una regione fra le più inquinate d'Italia si dovrebbe viaggiare solo attraverso i mezzi pubblici, in particolare con un servizio ferroviario regionale efficiente che garantisca qualità del servizio. E invece, che cosa avete infilato all'interno di una legge di semplificazione che dovrebbe avere l'intento di semplificare la vita ai lombardi? Avete inserito un provvedimento, un articolo che complica la vita dei pendolari, che soprattutto aggrava la loro situazione nel dover pagare degli iniqui aumenti delle tariffe, legando, attenzione, questi aumenti ai nuovi investimenti dei treni, che sono già pagati attualmente dai cittadini lombardi mediante le tasse, e anche attraverso il contratto di servizio di Trenor, che voglio ricordare, consiglieri qui presenti, ci costa un bel 400 milioni di euro all'anno. Eppure non mi sembra che il grado di soddisfazione degli utenti pendolari sia elevato. Anzi, caro assessore Sorte, ieri sera c'è stato l'inferno e lei è stato anche sfortunato, perché l'inferno è stato sulla mia linea ferroviaria, quella che da 20 anni prendo tutti i giorni, la Milano-Pavia-Voghera, con ritardi che sono arrivati fra i 120 e i 130 minuti, in piena fascia di punta. I lavoratori, dopo una giornata di lavoro, sono arrivati a casa, quando è andata bene, a mezzanotte, viaggiando stipati, con informazioni in tempo reale rasenti lo zero, con soluzioni proposte dal servizio ferroviario regionale nulle. E stamattina chi di loro ha dovuto riprendere il treno per andare al lavoro si è ritrovato 50-60 minuti di ritardo. Io per fare 30 chilometri mi sono dovuta svegliare alle 6:30 per essere in aula puntuale alle 10. Ma perché sono pendolare e so che quando c'è un disastro di questo genere il giorno dopo ci saranno ripercussioni. Questo invece non lo sa chi usa il treno non abitualmente e stamattina si è recato in stazione, di nuovo ritardi. Allora, il Movimento 5 Stelle è stata l'unica forza politica che già dalla Commissione Quinta denunciò questo articolo, dicendo che era vergognoso ed iniquo. Ma siccome i commissari della maggioranza hanno fatto orecchie da mercante, quando siamo andati a votare l'intero provvedimento in Commissione Affari Istituzionali, e per vostra sfortuna sono anche membro della Commissione Seconda, l'ho ribadito ed è tutto agli atti. Addirittura il presidente Malvezzi, di fronte alla mia interpretazione, accusandovi che state legando l'aumento delle tariffe agli investimenti prescindendo totalmente dalla qualità del servizio ferroviario su cui viaggiano i nostri pendolari, il presidente Malvezzi ha chiamato a rapporto il direttore generale Colombo per chiedergli se l'interpretazione della consigliera Nanni era quella giusta oppure no. E peccato che il direttore generale Colombo agli atti ha confermato questa interpretazione. Ed è un provvedimento iniquo. E cosa ha risposto il capogruppo della Lega di fronte a questo? Ha detto: beh Nanni, noi lo approviamo, poi in aula si vedrà. Questa è la correttezza della Lega. Quando anche siete avvisati, perché noi vi avevamo avvisati dell'iniquità del provvedimento, avete avuto il coraggio di approvarlo già in Commissione Affari Istituzionali. Ed oggi l'assessore Garavaglia, durante la discussione delle pregiudiziali, quindi totalmente fuori luogo, si affretta però a dire che avreste stralciato l'articolo 19. Peccato, assessore, che di questo stralcio da lei annunciato negli emendamenti depositati dai gruppi non c'è traccia.
Anzi, l'unica cosa che ho visto è un emendamento vergognoso a firma Romeo della Lega che dice: l'adeguamento tariffario potrà avvenire solo lungo le tratte su cui verrà effettivamente messo in esercizio il nuovo materiale rotabile e in ogni caso le tariffe vigenti non potranno subire aumenti fino al 2020. Ma io mi domando e dico, ma chi vi consiglia dietro le quinte di scrivere queste stupidaggini? Ma come si fa a pensare di mettere una legge di semplificazione senza neanche fare uno studio serio nella commissione preposta di riforma della legge trasporti, la 6 del 2012? Ma come si fa a inventarsi che gli aumenti delle tariffe potranno avvenire però solo lungo le tratte che ricevono effettivamente dei treni nuovi, quando tutti sapete che il calcolo per il pagamento delle tariffe è omogeneo in tutta la Lombardia e basato sui chilometri? Ma chi è che vi scrive queste cose? Sono vergognose, cioè anche la figura che ci fate davanti ai pendolari lombardi. E poi, in ogni caso, le tariffe vigenti non potranno subire aumenti fino al 2020. Beh, noi lo apprezziamo, governatore Maroni, perché siamo in campagna elettorale e certo avete capito che un provvedimento del genere è iniquo. Però sapete anche che voi gli aumenti delle tariffe e degli abbonamenti li avete già fatti in questa legislatura, nel 2015. E dopo averli fatti, la situazione della qualità del servizio è addirittura peggiorata. Prima di entrare in questo consiglio regionale, quando era una cittadina semplice, la situazione sui treni era migliore di quella che c'è oggi. Quindi con che coraggio scrivete questo emendamento? Perché se a questo emendamento faceva riferimento l'assessore Garavaglia quando ha parlato di stralcio dell'articolo 19, ha detto una cosa non corretta. Sta comunque imbrogliando l'utenza pendolare, perché state comunque legando degli aumenti tariffe su specifiche tratte rispetto a nuovi treni che intanto i pendolari aspettano per anni, perché qui ancora la partita di nuovi treni di formigoni ancora non è messa tutta in circolazione. L'assessore Sorte continua ad annunciare l'arrivo di nuovi treni, sono sempre gli stessi. L'assessore Sorte ha fatto una promessa che entro il 21 maggio sarebbero entrati in circolazione 4 ATR nuovi diesel su 3 linee pavesi. Siamo oggi, assessore, al 16 di maggio. Non ne abbiamo ancora visti questi 4, mancano pochissimi giorni. Finiamola di prendere in giro i pendolari. Quei treni li hanno già pagati, li hanno strapagati. Quindi dobbiamo smetterla di usare i cittadini lombardi come bancomat per il fatto che voi non sapete gestire il trasporto ferroviario, per il fatto che Trenord fa quello che le pare, per il fatto che le stazioni sono lasciate in stato di continuo degrado, perché Regione Lombardia non ha autorevolezza per poter interloquire con RFI. Perché non riesce a fare una programmazione di linee ferroviarie come la Mortara Milano. Ne parliamo da 30 anni, 40 anni, ogni giunta che arriva, compresa la giunta Lega, continua a parlare di raddoppio a finanziamento zero. Noi proponiamo soluzioni alternative molto meno costose che riescono a far defluire il traffico, non prendono in giro i pendolari e voi neanche le prendete in considerazione. Allora, il servizio ferroviario regionale è una cosa seria. Non si può usare la legge di semplificazione per mettere dentro con dei trucchetti degli aumenti tariffari che aggravano già lo stato precario di tassazione dei cittadini lombardi. Quindi il nostro auspicio, ricordandovi che il Movimento 5 Stelle ha proposto un emendamento abrogativo, è che le parole dell'assessore Garavaglia si traducano in azioni concrete, perché guardate, se non ci avete pensato voi, ci abbiamo pensato noi a fare informazione ai pendolari. Oggi i pendolari di tutta la Lombardia si aspettano che Regione Lombardia faccia una sola cosa, stralci questo iniquo provvedimento. E noi daremo battaglia in quest'aula finché non vedremo quello stralcio avvenuto e che all'interno del progetto di legge di semplificazione non ci sia nulla che riguardi aumenti tariffari dei treni su una legge della quale non semplificate niente ma complicate solo la vita ai pendolari.